forse il personaggio principale del Vangelo di oggi è chiaro che è Tommaso, che è un personaggio particolarmente simpatico, non solo perché è additato come colui che dubita, e quindi in qualche modo gli assomigliamo un po' tutti, perché nella fede qualche dubbio, come nella vita, ce l'abbiamo avuto tutti. Ma mi sembra particolarmente interessante perché è un uomo che va in cerca, mi sembra, di persone, situazioni credibili. In fondo Tommaso è uno che cerca in Gesù, la sua, di Gesù, credibilità. A Tommaso viene chiesto di credere, ma Tommaso dice: io non credo perché qualcuno me lo dice, ma voglio che la persona che mi chiede fiducia possa avere una sua credibilità. E mi piace molto Tommaso, mi piace molto perché assomiglia anche a molti uomini e donne del nostro tempo, anche soprattutto molti giovani, molti ragazzi che sono sinceramente, onestamente in cerca di Dio, e forse oggi più che mai i ragazzi chiedono autenticità, chiedono sincerità, chiedono credibilità. E se c'è una cosa bella della nostra generazione, delle nuove generazioni, è esattamente questa. Non sono ragazzi che nascono con dei pregiudizi o degli stereotipi o in qualche modo con delle classificazioni già organizzate, chiuse, standardizzate, ma sono generazioni che sono sinceramente in ricerca di qualcosa, di qualcuno, di serie, credibile. E mi sembra che in qualche modo le nuove generazioni, chi vuole dei nipoti, possa affermare questo. Le nuove generazioni sono in cerca di persone, situazioni incredibili. Ecco perché le nuove generazioni, mi sembra, possano assomigliare molto a questo discepolo di nome Tommaso. E Gesù prende sul serio la domanda di credibilità che gli fa Tommaso. Gesù non fa delle prediche a Tommaso. Non gli dice: no, perché Tommaso non credi? Tutti gli altri hanno creduto, i tuoi genitori hanno creduto, i tuoi nonni hanno creduto, guarda la tua famiglia cattolica, praticanti, col pedigree. No, no, Gesù non dice niente di tutto questo, ma Gesù che cosa fa? Avete notato? Mostra le mani e il fianco. E cosa vuol dire questo nel Vangelo di Giovanni? Cioè Gesù mostra la sua storia. La credibilità di Gesù nasce dalla sua storia, dalla passione che ha vissuto nella sua vita a favore degli altri. Bello, bellissimo questo. Gesù non fa delle prediche, ma mostra le sue mani. Mio papà ha fatto il muratore tutta la sua vita. Io ne sono orgoglioso del mio papà. E lui dice sempre che quando si presenterà davanti a San Pietro, mio papà non ha fatto teologia, ve lo assicuro. Quando si presenterà davanti a San Pietro, che cosa farà vedere? Gli ha detto: io farò vedere le mie mani, perché nelle mani della gente spesso è scritta tutta la loro storia. Mio papà dice: tu che fai il prete hai le mani belle, pulite, senza calli, invece le mie avranno un peso maggiore, spero che non sia così, perché insomma altrimenti sarà un po' messi male. Ma certamente, mi sembra che mio papà abbia detto una cosa molto interessante, che è la tua vita che ti rende credibile di fronte agli occhi degli altri. Sono le cose che hai fatto, sono i segni che porti nella tua vita dell'amore che hai speso per qualcuno. Pensate quando una persona anziana che vive tanti anni e che spende tutta la propria vita magari per la famiglia, quelli sono i segni della credibilità di quella persona, non tanto i discorsi che avrà fatto, non tanto i master universitari che avrà raccolto nella vita, senz'altro importanti, non tanto, non so, i riconoscimenti pubblici, ma la credibilità nasce dalle cose che fai, nasce dall'autenticità della tua vita, quando hai il coraggio di spenderla fino in fondo per qualcosa o per qualcuno. Gesù non risponde a Tommaso facendo una lezione di catechismo, ma Gesù esibisce a Tommaso le conseguenze delle sue scelte, e le conseguenze delle sue scelte ce le ha portate sul corpo. Pensate che bello, io credo per tanti genitori, le conseguenze delle vostre scelte chi sono? Sono i vostri figli, loro sono il segno della vostra credibilità. Le
conseguenze, quante volte mi capita parlando con delle persone, dei genitori, ad esempio di una certa età, che magari vivono situazioni molto difficili, perché magari i figli oppure i nipoti fanno scelte magari anche afflittive che loro non condividono, eppure le accolgono. Che meraviglia! Ho visto persone che non avrei mai detto poter accogliere situazioni affettive che fino a qualche anno fa giudicavano come inopportune, come improprie, come no, da noi non succederà mai, eppure dopo ho visto un'accoglienza meravigliosa. Questi sono i segni di credibilità di una vita: l'accoglienza, la disponibilità, l'essere disponibili alla vita, l'essere disponibili agli altri. Questi sono i segni di cui oggi il mondo va alla ricerca. Gesù non si sottrae da questo. Gesù lo dice anche a noi oggi, voi come Chiesa, noi adulti, siamo guardati dai ragazzi. I ragazzi ci chiedono credibilità. E noi non possiamo farlo esibendo semplicemente dei discorsi, no? Lo possiamo fare solo se abbiamo la forza, il coraggio di spenderci per qualcosa o per qualcuno. In fondo è la passione quella che rende credibile la nostra vita. Il Signore ha fatto così con noi, che il Signore ci doni di essere anche noi persone capaci di spenderci fino in fondo e proprio e solo per questo diventare uomini e donne credibili.